qual è la clausola del corpo? Viene incentivato in Italia, adesso sta per passare da alcuni mesi perché ha il vantaggio, può andare a riposo del vantaggio, il toro che deve fare qualcosa in cima, come movimento, si trova. Dunque questo è il cambio forzato per l'Udinese, ottava carta Cesena, la Silva ha giocato poco perché è stato fuori fino a dicembre, il primo possesso palla che sarà di fare. Forse c'entra anche un po' lo stadio, ricordiamo il rifacimento, verrà poi un gioiellino. Dopo una bella partita e un buon caffè, venite a vedere chi c'è. Siamo in Corso Francia 203, Caffè Metropolis. Tanta gente simpatica, un buon caffè e potete vedere le partite del Toro. Anche il Paolo di Quagliarella, ce n'è uno, siamo spagati dietro, speriamo che noi siamo stati per voi giovedì di limitare i danni. 3-1 per l'Udinese, proprio quando il Torino dovrà... No, questa coda del 3 maggio anche. Assolutamente Quagliarella. Qui a San Damiano d'Asti con... Siamo qui al Caffè Metropolis, la partita Udinese-Torino, il Torino sta perdendo 3-2, chiediamo qualche opinione alle persone qui presenti. Buongiorno, lei cosa ne pensa di questa partita? Possiamo recuperare? Finisce 3-3. Finisce 3-3. È positivo, un pareggio quindi. E per la partita con lo Zenit cosa ne pensa? Con lo Zenit faremo una bellissima partita. Un pronostico? 1-0 per noi. 1-0. È soddisfatto di questo Torino, di questi tempi? Allora, siamo qui al Caffè Metropolis. Il Torino sta perdendo 3-2. Cosa ne pensa di questa partita? Possiamo ancora recuperare? Sì, penso di sì. Quindi un pareggio? Un pareggio. E per la partita con lo Zenit cosa ne pensa? Per forza, vinciamo per forza. Come mai vinciamo per forza? Perché fa parte della storia, noi dobbiamo vincere a San Pietroburgo per forza. Se no qui i ragazzi schiattano tutti di infarto. Allora cerchiamo di vincere. È una cosa importante. Va bene, grazie. Allora, qui stiamo perdendo, come la vediamo questa partita? C'è una possibilità di rimontare? Potremmo pareggiare, anche se primo tempo molto molle, molto molto molle. Mancano un po' di grinta ogni tanto questi ragazzi. Primo tempo un po' molle, sì, direi, però potremmo anche pareggiare, via. E la partita con lo Zenit invece? Ai, lì la vedo molto male, onestamente devo dire che non ho nessuna fiducia. Poca fiducia. Beh, un pareggio magari? Sarebbe il massimo, però preferisco dire che sono pessimista. Vabbè, ma noi speriamo bene, insomma. Grazie mille. Auguri a voi, grazie. Siamo sempre qui al Caffè Metropolis. Il Torino sta perdendo 3-2 contro l'Udinese e chiediamo qualche parere ai nostri spettatori di questa partita. Allora, cosa ne pensa? Una giornata oggi. Non è la giornata. Ho paura che sono andato a partire col piede un po' molle, hai il pensiero a giovedì sera. Comunque la partita ancora non è finita e dico che i morti li portano via freddi, no? È vero. Perciò speriamo, fino all'ultimo bisogna sperare. E la partita con lo Zenit? Ah, quello è un bel rebus, la fa molto freddo. Però noi con il nostro calore e la nostra grinta potremmo anche farcela. E beh, il cuore granata è sempre caldo, quindi dobbiamo appunto vincere per forza. Per forza, no, obbligatorio no. Però, la palla è rotonda, perciò a un certo punto può andarci bene, può andarci male. Via, ma sono ottimista. Perfetto, la ringrazio. Grazie a voi. Di questa partita invece cosa ne pensa? Diciamo che sono un po' deluso perché mi aspettavo un approccio del Torino un po' più energico. Siamo partite veramente con una squadra molle che ha subito purtroppo 2 gol nel momento in cui dovevamo avere la partita in pugno, avendo fatto l'1-0, e quindi la partita per me era in discesa. Purtroppo così non è stato. Adesso ci siamo ripresi un pochino, ma la vedo ancora molto dura. Mi augurerei che almeno fossimo in grado di non beccare, di non fare almeno un gol per pareggiare, per andare con uno spirito diverso a Mosca, via San Pietroburgo, chiedo scusa. E come la vede questa partita contro lo Zenit? Contro lo Zenit, se giochiamo così, non la vedo molto bene. Se vedo il Toro di Bilbao, sicuramente ce la possiamo giocare alla pari. Devono insomma tirare fuori la grinta di sempre. Brava, proprio gli attributi, come si dice sempre in queste occasioni. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi, arrivederci. Siamo sempre qui al Caffè Metropolis, il Torino sta perdendo contro l'Udinese. Facciamo qualche domanda. Allora, cosa ne pensa di questa partita?
non è il solito Torino nelle ultime partite, insomma, sembra un po' impacciato rispetto al solito, però si è ripreso bene adesso, speriamo, c'è ancora qualche piccola speranza. Speriamo nel pareggio, insomma. E la partita contro lo Zenit? Speriamo in una bellissima prestazione, insomma, almeno non perdere lassù. Ecco, non fare brutta figura, insomma. E noi ci metteremo il nostro cuore granata, quindi tifiamo per i nostri ragazzi. Oh sì, come da tanti anni ormai, sì. Certo. Perfetto, grazie mille. Siamo sempre qui al Caffè Metropolis, siamo con i proprietari, chiediamo cosa ne pensano di questa partita. Eh beh, una partita interessante, era iniziata bene, poi ci hanno subito preso e sono passati in vantaggio, poi adesso abbiamo accorciato le distanze, speriamo almeno di riuscire a pareggiare. Almeno quello. Beh, e per la prossima partita contro lo Zenit abbiamo un annuncio da fare a tutti i tifosi granata. Sì, vi aspettiamo con alle 18 e faremo panini, toast, hamburger. Quindi se volete venire noi siamo aperti come ogni giovedì, ogni domenica, solo per voi, per il Toro. Insomma, tifosi granata, sei magna, venite qua. Bene, fiduciosi perché col Zenit possiamo farcela. E dobbiamo dare una spinta a questa squadra che ha bisogno di noi. Mi raccomando, venite numerosi. Il Toro ha perso a Udine 3-2, però oggi è la festa della donna, quindi Daniele, vuoi fare un augurio a tutte le donne? Sì, facciamo un augurio a tutte le tifose granata, ho qui con me una mimosa, simbolicamente la do a Fiorella, a nome di tutti i tifosi del Toro, a tutte le tifose del Toro. Grazie, a nome di tutti, chiaramente a nome di tutti. Noi insomma ci seguono tantissimo sia in trasmissione che su totoro.com, quindi le salutiamo e facciamo un saluto comune a tutte le tifose. Toro purtroppo ha perso a Udine, la partita era difficile, il momento era positivo, però nulla è perso, adesso andiamo a giocare giovedì a San Pietroburgo, una partita molto importante, ottavi di finale di Europa League, ricordo alle 20 locali, il nostro giornale web tuttotoro.com sarà presente a San Pietroburgo da martedì a sabato per raccontarvi in diretta il pre-gara, la diretta della partita, il fine gara e tutte le notizie comunque della città russa. Grazie. Un saluto a tutti. Vi aspettiamo venerdì 13 marzo per la seconda selezione di Miss Toro Granata. La prossima selezione sarà ancora all'Hotel Art Olympic Torino. Vi aspettiamo il 10 aprile. A presto! Per un massiccio turnover in pista di San Pietroburgo.